Donde chi se va i goti? Giocando la spinetta e agli altri giochi. Siamo a Torcello. Siamo nel posto dove è nata Venezia, 638 d.C. Il vescovo di Altino, che arrivavano i barbari, e si è, come dire, rifugiato qua con tutta la popolazione. E quindi questo è il nucleo fondante di Venezia. E qui ho un appuntamento con uno dei fondatori del mito gastroculturale della città. Questo signore è Arrigo Cipriani, lui, quello dell'Aris Bar. Buongiorno, molto piacere di conoscerla e di vederla. La storia è nota. Suo padre Giuseppe nel 1930 ha prestato generosamente dei soldi a un turista americano spiantato di nome Harry, che poi fa fortuna e gli restituisce i soldi con gli interessi. Così Giuseppe allarga il suo localino in Piazza San Marco e lo chiama Harry's Bar, e suo figlio appunto lo chiama Arrigo. Di lei mi ha sempre colpito lo spirito, sì, perché ha detto, mi confermi se è vero, che è il primo uomo che ha il nome di un bar e non viceversa. È vero, sì, sì, è vero, perché il bar esiste da 90 anni, sì, e io un po' meno. Da allora l'Aris Bar è diventato un marchio enogastronomico di fama mondiale, che ha inventato, tra le altre cose, il Bellini e il Carpaccio. E adesso i turisti vengono a Venezia e pensano che il Carpaccio e il Bellini siano un piatto e un aperitivo, e invece scoprono che sono due grandi pittori. Fatto sta che Cipriani, invece di stare a New York, è qui a Torcello, dove anche lui coltiva carciofi. Il carciofo è una pianta poi... sembra una creatura vivente. Ma dai, un altro innamorato del carciofo violetto e della terra della laguna. I contadini vicino ai naviganti, una simbiosi straordinaria. Va sentita venendo qui. Da qui al mondo intero, questa è l'intuizione di Cipriani. Coltiva carciofini che poi riesce ad esportare nei ristoranti di lusso di tutto il mondo. Normalmente va a Dubai, va normalmente a New York, a Londra, tutti i ristoranti del mondo mangiano i nostri carciofi tutto l'anno. Un modo per dare valore al territorio. Che rapporto c'è tra l'isoletta e il suo carciofo e questo commercio e questa valorizzazione che invece è planetaria? Se l'isoletta, è piena di un carico spirituale, che anche quello si trasferisce. Io, per esempio, le dico una stupidaggine, ma insomma, a noi le ordinazioni all'Aris Bar, eccetera, in giro, non le prendiamo mai col computer, sai che adesso ormai sei computer, non vanno scritte a mano. Perché quando il cameriere la porta in cucina, in qualche modo ha portato il cliente in cucina. Ma dai, che raffinatezza questa cosa! Ma è vero, perché... sì, perché c'è proprio una conseguenza, una consecuzio spirituale, capisci? C'è. Qui a Venezia, dove tutto è prezioso patrimonio dell'umanità UNESCO, anche un carciofino può diventare uno speciale oggetto di lusso. Un oggetto di lusso, no? Quando quello che l'ha fatto ci ha messo talmente tanta intelligenza, talmente tanta voglia, talmente tanto gusto, che quell'oggetto ha un'anima. Ecco, il lusso è, se c'ha l'anima, è lusso, se non ha l'anima, non è lusso. E qui Venezia è una città di lusso, perché c'è questo... Cioè, l'uomo che metteva la prima pietra sapeva che non l'avrebbe visto finito, però la metteva lo stesso. E quella è anima.